E poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella rivista la taglia sotto, anche sotto! Sommella! Tacco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, dribbling, chiude fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, Roberts vuole in avanti, Abezzone prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! È iniziata la sfida in Serie B tra gli Hammers e i Babas, sfida che alla carta si preannuncia abbastanza equilibrata. Adesso vediamo subito la partenza con la parata di Vitiello. Ah, Ferretti, ancora Ferretti al centro per Masiello, non riesce a dare potenza e direzione al pallone, dietro per De Lucia. Poi serve Masiello che prova il tiro, Vitiello in qualche modo con i piedi. Continisio al centro, attenzione a Gargiulo di testa, la rete di Gargiulo, l'1-0 per i Babas. Va Gargiulo, anzi Continisio, la rete del 2-0, il raddoppio dei Babas. Con il capitano Continisio esplode un sinistro davvero ottimo, quindi è 2-0 Babas. Ferretti, poi De Lucia di Paduano, attenzione si gira, rimane giù, poi Paduano col sinistro, palla deviata in corner. Moio al centro, attenzione Masiello si gira, il 2-1 di Masiello. La girata da distanza ravvicinata, dunque accorciano le distanze gli Hammers, il 2-1 di Masiello. La lunga Masiello, serve Paduano, e sul punteggio di 2-1 in favore dei Babas si chiude qui la prima frazione di gara. Pronto per la seconda frazione di gara tra Hammers e Babas. Punteggio di 2-1 in favore proprio dei Babas di Capitan Continisio. Al centro c'è Paduano che si gira, distinto Vitiello. Fratta, attenzione alla deviazione di Continisio, e ancora Vitiello distinto. Esposito al centro, la rete di Gaudioso, dunque aumentano nuovamente il loro vantaggio per 3-1 i Babas. Calcio d'angolo, uno schema forse. Comunque ottimo l'inserimento di Gaudioso che riesce a realizzare la sua prima rete in partita. Gaudioso recupera Masiello, poi Gargiulo per Correra, Correra se ne va, il tiro virtuoso, la parata. Poi ripartono gli Hammers con Fritti. Va Gargiulo col destro, para davvero bene, virtuoso, in allungo. Dai! Sentiti ragazzi! Masiello col destro, la rete! Ed è 3-2 dunque, in favore ancora dei Babas. De Lucia, poi Masiello, quindi Ferretti col sinistro e si allunga superandosi Vitiello.
Tra Paduano e il palo di Paduano. Vero sfortunato in questa occasione. 1-2 il Moio, ancora Moio sul fondo, la mette al centro. Ferretti la tiene in campo, anzi no. Quindi Gaudioso può far ripartire sui. Attenzione a Gargiulo, la mette giù benissimo Gargiulo, il tiro fuori. Che occasione. Ferretti per Moio, rientra quindi Masiello. Poi continua ancora Masiello, attenzione il tiro! E la rete di Masiello, il pareggio. 3-3 dunque. Di Masiello che riporta i suoi Jammers in pareggio dopo uno svantaggio iniziale per 3-1. Palla ancora per Ferretti lungo. La rete di Ferretti. Voleva essere un cross per Paduano che non ci arriva, la palla scorre dritta dritta in rete. Dunque rimonta super completata per Jammers che a pochi minuti dalla fine, anzi pochi secondi, si portano in vantaggio per 4-3 dopo l'espulsione di Gaudioso a svantaggio dei Babas. E sul punteggio di 4-3 per Jammers si chiude qui questo scontro molto acceso e combattuto. Linea alla regia. Siamo qui con Masiello, il migliore in campo della sfida vinta da Jammers per 4-3 contro i Babas dopo uno svantaggio iniziale di 3-1. Raccontaci un po' com'è andata la partita. La partita è stata una vera e propria battaglia perché siamo andati sotto 3-1 a 5 minuti alla fine. Veramente con la forza di tutti e con la voglia siamo riusciti a pareggiare. È uscito questo gollonzo, non so di chi, di Ferretti, di Paduano. Presente. Capitan Ferretti con le sue solite botte da fuori. 3 punti fondamentali, il pareggio non sarebbe servito a nulla. Passata di più. Senti, avete conquistato questi 3 punti in uno scontro molto acceso. Ti saresti aspettato questo risultato all'inizio del match? No, credo fosse una partita un pochettino più semplice. Abbiamo poco perso, abbiamo subito dei gol su degli errori individuali. Come lo sotto, abbiamo. E niente, voglio dedicare questi 3 gol al pellicano Bruno Mangia, che ha sempre creduto in me. Che è una grande chiave. Grazie Massimo. Andiamo a far mattare, andiamo.